sicuramente abbiamo bisogno di punti perché la media punti che abbiamo fatto, l'ho detto anche prima del Pontedera, è bassa. Noi abbiamo fatto un ottimo giro d'andata e nel giro di ritorno abbiamo fatto tanti pareggi. I pareggi portano poco a classifica. L'obiettivo è quello di centrare 3 vittorie nelle ultime partite, almeno 3 vittorie. Lo era prima di Pontedera, lo è ancora. Quindi andiamo a Sassari, una trasferta delicata contro una squadra che in questo momento vive un momento particolare, perché fino a 3 partite fa stava in una situazione abbastanza tranquilla. In questo momento qua, con le ultime 3 sconfitte, si ritrova un po', diciamo, assorbita dalla lotta per evitare i play-out, recupera degli infortunati e degli squalificati, e gioca in casa, e quindi questa cosa può essere un po', diciamo, ambivalente, no? Dipende un po' da come la interpretiamo noi e come riusciamo a portare la partita noi, eventualmente dalla nostra parte, perché di solito squadre che stanno così possono esaltarsi molto se vanno in vantaggio o se comunque vedono che la giornata può essere positiva, e possono magari accusare molto se poi vedono che invece la partita gli sfugge di mano. Mentalmente e agonisticamente sarà una partita molto delicata. Diciamo che nel centro della difesa e davanti abbiamo delle defezioni, poi io preferisco pensare a chi c'è, perché spero e mi auguro che chi ha possibilità di giocare la sfrutti, come è giusto che sia. Però sicuramente dietro, con Gigli e Panelli ancora out, abbiamo comunque meno soluzioni, anche perché devo capire bene come sta Lievi, che si è allenato solo stamattina, uscito dall'ultima partita, che era un po' che non giocava. E per quanto riguarda davanti, oltre, diciamo, all'assenza di Mattia Rossetti, che ha avuto questa piccola pizzicata collaterale che non ha ancora recuperato, sarà sicuramente out Gabbianelli, perché ha avuto un riacutizzarsi di un problema al flessore che aveva avuto la settimana scorsa, e sicuramente a Cursi non recupero, che ha avuto un problema alla caviglia, e anche Piscitella purtroppo ha avuto un virus intestinale. Già a partire praticamente dal post partita ultimo, non è recuperabile.